24 ore dopo il fallimento della Robur, a Siena c'è spazio solo per rabbia, rimpianti, frustrazioni e tanta amarezza. Non è arrivata l'iscrizione al campionato di Serie B, è arrivata invece la parola fine su 110 anni di storia calcistica. A nulla sono valsi gli sforzi in extremis, come in un incontro con i tifosi ha detto il consigliere delegato Alberto Parri, che dopo il lascito di Mezzaroma si era fatto carico di trovare nuovi interlocutori cui affidare la barca bianconera. Tutto però è andato a naufragare sugli scogli di un inesorabile fallimento. Purtroppo temo che le valutazioni serviranno a poco, perché alla fine della vita servono i risultati non ci sono stati, e quindi siamo qui tristi tutti a sperare che da domani questa città possa fare meglio. Il domani si chiamerà Serie D per la Robur, se entro il 31 luglio arriveranno una nuova proprietà e 300.000 euro per le iscrizioni, altrimenti si ripartirà dall'eccellenza regionale o dal primo campionato a cui il nuovo Siena riuscirà ad iscriversi, con un forte senso di rassegnazione per una piazza e una città intera di fronte all'ultima incontrovertibile sconfitta. In una settimana, basket e calcio ai massimi livelli sono spariti dalla città del Palio. Chi ha la nostra passione, qualsiasi colore abbia, capisce come stiamo vivendo la situazione, anche a chi c'è già passato, quindi mi immagino Pisa, Arezzo, Firenze. Non ho mai gioito per il fallimento di una rivale, né tantomeno di un'altra curva. Sono 30-40 anni di vita, di passione, di sacrifici, di gente che non c'è più. Ma indubbiamente rimane un grosso rammarico per gli anni vissuti, anche se i successi ottenuti dal Siena non ce li leverà mai nessuno dalla testa. Quindi però rimane il rammarico veramente di 110 anni di storia buttati un po' via. Però dobbiamo anche renderci conto che forse la situazione è raggiunta a un punto tale che forse è stata una logica conseguenza quello che è successo poi dopo. Io a questo punto bisogna mi spoglio un attimino dalla veste di tifoso e rientri nella veste di imprenditore. Io vorrei sapere che prezzo paga Siena, che prezzo paga o che pagherà o che ha già pagato. Io non faccio nome, ma chi è stato dell'assemblea l'ha visto. Sembrano i salvatori del Siena, però il Siena comunque è fallito. Delle imprese che continuano tuttora, io sono qui, come vedo ci vicino anche altri, non ne parla nessuno.